Cioè, all'inizio, quando è iniziata questa cosa di Zach Manz, mi vergognavo di utilizzare il mio nome, perché rimandava troppo al meridione, insomma, il circuito avevo intuito che era quello del nord Italia, quindi già normalmente mi facevano fuori, diciamo. Poi il nome avevo l'impressione che poteva ancora di più condizionare. Invece ora mi vergogno nel chiamarmi Zach. Quindi ho pensato che di recuperare il mio nome, vero, diciamo. Che non ho più bisogno di utilizzare uno pseudonimo per poter dire delle cose, Zack, da dove l'hai preso? Zack, da dove viene? insomma. Ah, no, Mo non mi ricordo quanti anni fa, però era una mostra che stavamo preparando al Petraio, io e Peppe Race, un mio amico. E stavamo scrivendo i bigliettini così per la mostra. Ci fu qualcosa col computer che non funzionava rispetto al mio nome, non mi ricordo bene. E disse: no, ma tu devi cambiare nome, devi chiamare Zach. Quindi, poi da allora, da quella mostra in poi, ho cominciato a farmi chiamare così. E che significa Zack? No, lui penso si immaginava un po' tipo i fumetti, Splash, Bloom, Zack, una cosa un po' onomatopeica, diciamo. Lui dice una cosa, però poi nel momento in cui la dice lascia aperta tanti margini di interpretazione, insomma. Alberto, da sfogliare, più che altro. Che va aperto sempre la stessa pagina, manco pure. Colpa pure dell'artista che per capisce fiuta, vede quello che può fargli guadagnare, lo fa, insomma, che può vendere meglio, lo fa. Nel momento in cui tu vedi che c'è come se ci fosse quella richiesta, cioè io artista capisco che se faccio, mi è richiesta questa cosa, se faccio questa cosa vendo. E allora è normale che c'è una convergenza tra artista, gallerista, curatore, eccetera, insomma. Credo. Che ne pensi tu? Ma io penso che i curatori moderni sono interessanti perché quelli contemporanei, perché un artista può prendere spunto da un curatore. Sì, Cioè, anche perché per il... prima potevi ispirarti, non so, a quello che vedi, no? Ma ormai il sistema dell'arte è così sofisticato che la scelta curatoriale può diventare uno strumento per un criterio da utilizzare per l'artista, cioè che tipo, non, che ne so, c'è un artista come te magari che è sensibile a una problematica sociale e può essere simpatico L'artista. costruire il tuo lavoro rispetto a quello che lui pensa che un artista dovrebbe essere. Quindi Quello che lui super, curatore. cioè nel senso che il pensiero del curatore Sì, può può essere di diventare, stimolo può al... Sì, essere. infatti a me insomma capita con molti artisti con cui dare degli input che loro sviluppano, lo dicevo pure prima a te, insomma. Io penso che molti artisti fiutano la moda e i galleristi li assecondano, insomma, del rispondere alla domanda del mercato, questo dicevo io, dicevo. Zacca ha introdotto un altro discorso, insomma. Il gallerista è un commerciante, cioè alla fine lui rischia di utilizzare le persone come se fossero dei prodotti. Però è l'errore del gallerista, è l'errore anche dell'artista, cioè nel senso Sì, che infatti. se tu ti vivi la condizione che il tuo pensiero è merce, allora è certo che il rischio è quello, ma se invece distacchi il tuo pensiero dalla tua identità, dalla tua persona, puoi far diventare merce il tuo pensiero rimanendo poi qualcos'altro, cioè lasciando qualcosa comunque Sì, per te. nel senso che tu devi fare un L'artista dovrebbe fare un qualcosa che innanzitutto è espressione di libertà, di libera creatività. Però
Però magari questo non sempre viene accettato al 100%, credo. Per tanti motivi, insomma. Non... La cosa più bella di un artista è avere un assistente.